questa uscita se non fossimo, non avessi avuto la concorrenza di una barca di juventini che ci ha sottratto la maggior parte delle balene, sarebbe stata un'esperienza ottimale. Ecco, è mancato questo piccolo dettaglio che non era previsto nell'organizzazione del viaggio. Giornata stupenda, abbiamo visto di tutto e non sono d'accordo sul fatto che ci abbiate portato via niente. Cioè, e meno che fossimo juventini, perché non è assolutamente vero. No, assolutamente. Noi siamo tutti con il Milan, ci mancherebbe. Ma le notte così non le trovate più, eh. Un'emozione super, bellissimo. E penso che farò anche la terza volta. Le mie ceneri le deve portare lui, le deve buttare lì addosso a una balena. Ma allora saremo in due, perché vediamo adesso chi avrà le prime ceneri, perché anch'io farò la stessa cosa. Perfetto, va bene così, l'ultimo poi è stato. Bellissimo, sono enormi, grandissime, sono bellissime. È la prima volta che vedi le balene? È la prima volta, mi sono spaventata i primi 3 secondi, ma poi sono meravigliose. Ma è un'emozione straordinaria. Bellissime, sì, emozione forte, forte e bella. E poi sono morbidissime. Veramente valeva il biglietto, valeva il viaggio, quasi quasi da tornare anche, e condivido, morbidissimo. Ho l'emozione che voglio fare anche l'uscita pomeridiana, anche se non è prevista, sarà una cosa extra, perché io ho fatto 9000 km per venire qua e vedere le balene. E ne ha valso la pena. Sì, certo.